Allora, riferimento a queste due delibere, la volta scorsa, dopo aver annunciato la nostra uscita dalla maggioranza, ma dando un appoggio esterno su tutte quelle delibere che noi riteniamo utili per la città di San Benedetto, queste due delibere non è che non le volevamo bocciare, ci sono servite per una questione politica, per far capire che bisognava cambiare qualcosa in questa maggioranza. Personalmente né io né Martina De Renzi abbiamo qualcosa contro l'assessore Pellecce, mancherebbe altro, ma in politica mi hanno insegnato che se vuoi mettere in difficoltà un'amministrazione la metti in difficoltà solo se riesci a bloccare quello che è il bilancio, altrimenti tutto va avanti, tutto è uno scherzo e tutto è un gioco. No, perché poi tutte le risposte che danno gli assessori sembra che, come l'interrogazione della Marchigiana, l'interrogazione di Casa, sembra che tutto casca così e si va avanti. No, allora, bloccando quello che è il bilancio, si obbliga questa maggioranza, che senza di loro non è più maggioranza, a discutere. E quello che è il problema, qual è stato? Avete avuto un mese di tempo, per discutere perché siamo arrivati a questa situazione. Quali sono i problemi? Li vogliamo risolvere? Avete preso la corsatoia, andate a cercare sull'opposizione come sostituire noi due, sia la De Renzi che Pasquale. E oggi ci ritroviamo qui come un mese fa, senza aver capito perché è successo questo. La prima cosa che mi sarei posto il problema: perché è successo? Perché lo dobbiamo risolvere? Perché dobbiamo fare cosa che possa andare contro la città? Abbiamo tante cose. Non ho mai difeso Bruno Gabrielli in quanto Bruno Gabrielli. Ho difeso il lavoro che si stava facendo, un lavoro che andava alla città. Sapete bene tutti, oltre a quello che abbiamo fatto, abbiamo adesso il PUMS, abbiamo l'accordo con la sovrintendenza per il consenso pubblico, abbiamo il PUG che rientra, abbiamo l'area Brancatoro, cioè si è fermato tutto. A chi stiamo facendo il dispetto? A noi stessi o alla città? Cioè lavoriamo per la città o per le persone? Allora non scambiate questo nostro voto oggi per una resa, per tanto vogliamoci bene. Questa è un'apertura di credito che vi facciamo. Perciò capite bene quello che si deve fare da adesso a. Non arriviamo a fra un mese, fra due mesi, fra tre mesi, sperando che si arrivi al bilancio e poi dopo vediamo. No, no. Questa è una piccola apertura di credito che oggi vi facciamo. Pensateci bene quello che dovete fare, perché noi sappiamo quello che vogliamo. Grazie Presidente.